Filippo, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 16 dicembre e come sicuramente avete letto da titolo, oggi ci facciamo i capelli viola. Ma prima, dato che mi serve taglio decente, si va prima a fare i capelli, poi si va a prendere l'occorrente, quindi a fare spesa per stasera, e più tardi io e la To ci facciamo i capelli viola. La To va al lavoro e io devo approfittarne per fare queste spese. E dato che io sono qua tranquillamente a casa, mi faccio io questi giri, più tardi stiamo tranquilli e possiamo pitturare tranquillamente. Pronto, in tuta, vestito da tuta, perché comunque sia stai a casa il sabato da tuta, che fai, te la metti. Sto renderizzando un video, intanto il video delle Bed Wars epico, che uscirà sicuramente martedì. Vi lascio il link in descrizione ovviamente, perché dovete correre a vedere quel video. Una Bed Wars in 3, vittoria schiacciante. Ok, adesso siamo pronti, possiamo uscire, vai. Il barbiere è proprio vicino casa, è giusto là. Ci vediamo dopo. Mi sento diverso, non so il perché. Mo si va a prendere tutto il corrente per farci i capelli viola. Mi serve una ciotola, un pennello e dei guanti. Mi tocco i capelli perché non sono abituato a sentirmi qua. Più che altro è la prima volta che mi faccio la linea sulla sinistra. E boh, è strano, è tocco e si sente la testa. Eccoli, mi serve un pennello dalla punta piatta, tipo così, no, vada per questo. Adesso la cosa più difficile, una ciotolina per fare la tinta. Boh, mi farò un giro. Trovata, eccola qua, 50 centesimi, penso che mi andrà bene. Un'ultima cosa, mi servono i guanti, però per quello si va a reparto casa. Vediamo un po' se ci sono qua. Trovati, preso tutto, si paga e si va a casa. Mo si va a casa diretto, che c'ho pure fame. Penso proprio che mi farò un bel frittatone a casa. E siamo tornati a casa. Io mi sono fatto una doccia perché ero pieno di capelli dalla testa ai piedi. E come promesso, un bel frittatone con le cipolle e formaggio. Ovviamente fatto a omelette, perché sono abituato così. Nel frattempo sto facendo la copertina al video che avete già visto, e ovviamente sto caricando anche il video. Adesso mangio davanti al computer, finisco di lavorare, aspetto la To e poi si inizia. E penso che dovrò dire addio ai miei capelli. Salve Kip, siamo ritrovati qui stasera e lui scarterà la prima sua bustina di Pokémon. Dimmi! I Pokémon sono venuti al mondo, ero già grandi, quindi non so cosa sto facendo. Adesso si apre e esce tipo un mostro di Pokémon. Potrebbe darci, lo spero. No, grazie. Ma la posso rompere oppure ti serve da attaccare? No, no, non ti serve. No, 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 lo puoi scartare. La bustina valeva $1 milioni. Aspetta. Paura quando ho questa cosa davanti. Tieni. Forza di ignoranza. Che è come poker praticamente. Vedo. Allora, vuoi fare una cosa? Fai così e metti questa qua sopra. La penultima sopra. Sopra. Mo giri e vai. Ok, leggo. No, non c'è bisogno di leggi, fino a quando non esce una brillante. Cioè, quando esce una brillante. Eccola quella brillante. C'è quella brillante. Un altro mio, che ansia. E no, è uscito un altro mio. Come ti devi cambiare? Vabbè, ci vediamo dopo. Ho preso una busta, ci ho fatto dei buchi sopra e ho messo un elastico qua, così. Mi fa tanto male, però ci posso stare mezz'oretta, insomma. La To invece sta così, guardate. Cioè, con la busta di immondizia bucata sotto, incirata, con i pezzi di alluminio in mano. Allora, per questo esperimento ci vorrà solo una ciotola da 50 centesimi. Questa servirà per fare la pittura con un pennello e con i guanti. Cioè, eccoli qua. La foto di copertina posso usare quella? Sì. Dato che siamo una vecchietta così, abbiamo preso pure guanti, cioè da chirurgo, come se non basta. E un uncino che mi serviva.
mette fuoco. E un uncino che mi servirà per prendere i capelli, per farli uscire fuori, no? Come si fanno nelle mesce a barbiere. Guarda qua, pure i capelli a casa facciamo noi. Andiamo, mi sento casato, dai. Voilà, siete tutto, perfetto. Ti diamo la tazza, come dice l'altro. Vai, metti di qua, mo. Dai che sto avendo qualche problemino con le lacci. Mi sta mancando. Sangue il cervello, non fatto, non si può fare adesso. Infatti c'è, me lo metto dopo. Cioè un po' su sta. Che mi siamo fatti? Devo... Vai, siediti. Vai, siediti. Con la vai, siediti che io devo preparare la miscuglia. Il miscuglio. I guanti. Ecco. Vai. Dammi il colore, Non togli sto accappatoio. Va bene, tolgo il accappatoio e lo metto qua. Allora, prima prepariamo l'ambiente. Dobbiamo colorare i capelli. Il prodotto della spot pubblicitario. Ah, spot pubblicitario. Il colore che utilizzo. Oh, non tutto, Defilé numero 22 violet su lei e su di me. Ce ne mettiamo un pochetto. È violetto, ci abbiamo messo un pochetto. No, ti perdi io. Asciuga le mani. Asciugo le mani. No! Ma non ci ho toccato niente qua i giostelli. Cioè, se devo asciugare i guanti, non le mani. Mo, se io faccio così, faccio male. Insomma. Ma sei pazzo! No! Perché no? Sì, qua! Ce l'hai un pettine con la riga? No! Sì, io sì! Io il pettine ce l'ho! Grazie Hilton! Però almeno non si sporca questo. Ti devo separare i capelli, in 4 ciocche. Ma ti te l'ha detto sta cosa? Ho visto prima la parrucchiera sul corso di YouTube. Ah sì, perché hai fatto un corso. Certo, un corso 10 minuti su YouTube sta. Mi lavandi in faccia, dopo non si toglie. E mo tocca a me. La storia è stata fatta, io mi posiziono. È stata fatta, voi penso che questo video lo segnalano. Adesso con il nostro servizio un giro andremo a destrare tutti i capelli. Ma tu sei sicuro di questa cosa? Sì. E che vuoi davvero? Vuoi stare così sicuro? Vuoi i capelli viola? Sì, lo vuoi. Superiamo. Infermiera.
Primero, quando? Perfetto. Bisturi. Vai. Bisturi. Bisturi. Tanto che quelle mani. Mo passiamo al risciacquo e lo facciamo là a pecora. Aspetta, fatti togliere tutto un molletto, un mollettino, cosa vuoi? Guarda la maschera per i capelli, si sta fa. Ma voi dovete vedere. Ma voi così non vedete niente voi. Così vedete tutto. Guarda qua. Che ripresa da YouTube e ti faccio. Nella doccia, guarda. Con il laghetto là, conosciamo che si fa il laghetto, guarda. Da me mi rifà la messa in piega. Che è la messa in piega, mo? Il brushing. Che brushing? Che ti fanno mica un parrucchiere? Stiamo dentro un bagno di un appartamento. Fanno il spazio, non sei sacro. Lonta, no da, mo ci asciughiamo. Asciacqua la doccia, Sanjay parrucchiere una sera è tornato. Come ti metti? Non ti mangio, scusa, è tossico, può essere tossico. Ma che ti stai complicando la vita? Perché c'è cosa si fa? Ah, aspetta, col vestito. Boh, la taglia è venuto il colore, è pure bello. Meglio di un parrucchiere ci ho fatti. Guarda, sei contenta? Non sei contenta? Ancora non è finito, ora vediamo il risultato. Io già lo so che abbiamo perso un'ora di tempo. Già. Uno, due, tre. Ma non c'è niente a vero. È serio, ho buttato un'ora del mio tempo. Come erano sono. Cioè, pensavo che alla fine venissero viola, invece niente. Leggermente riflesso, guarda, si vede leggermente riflesso. Ma leggermente però, Boh, questo è stato tingersi i capelli di viola. Alla Tori è uscito bene, a me è riuscito male. Qui da Sanjay è tutto, noi ci vediamo domani ore 15 in punto con un nuovo appuntamento, con un nuovo video. E se il video è piaciuto lasciate un like, un commento, una condivisione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per ogni nuovo video. Salve equipa.